sempre arrivati dopo. Infatti abbiamo preso 3 gol di anticipo e mai che nessuno è andato su sta palla. Sì. Poi per il resto... C'è stato anche un buon momento nella ripresa comunque. C'è stato un buon momento quando abbiamo provato a giocare sulla velocità, anche perché sapevamo che loro avevano 2 difensori centrali abbastanza lenti e abbiamo provato su quello. E l'unico modo per provare quello era quello di cambiare le 2 punte di davanti, perché tutte e 2 lente, tutte e 2 che aspettano palla addosso, però in questo momento abbiamo delle difficoltà e quindi... Sì, dovendo poi inseguire loro con le ripartenze... Cioè, non è facile ripartire dopo un quarto d'ora che sei sotto di 3 gol. Sì, certo. Quello che bisogna lavorare, bisogna cercare di togliere dalla testa dei ragazzi che sono sempre i secondi e avere un po' di personalità in più, cercare in quello che fanno durante la settimana, perché determinate cose le fanno, poi hanno difficoltà a farle in campo. E se riusciamo a liberare sta testa nel momento più importante, cercheremo di fare dei punti. La nostra difficoltà è quella di andare a fare gol. C'è anche un attaccante come Stivala che insomma gol ne ha sempre fatti quest'anno. Ha sempre fatto, oggi ha fatto una fatica in campo. Però la prima è diversa. Certo. Io mi ricordo che in determinate partite di prima, quando la faceva anche con la Vicese, non è che facesse tanto. L'anno scorso è la seconda, aveva un attaccante vicino che lo faceva giocare e lui ha fatto gol. Quest'anno è più difficile perché non abbiamo quell'attaccante che, può, che può far giocare Stivala. La spalla. Che dopo 4 giornate ancora la classifica, purtroppo è quella che è, quindi... Non un bel momento, ma bisogna continuare a lavorare. Certo, l'unica cosa è quella di lavorare, anche perché non credo che in giro ci sia tanta gente svincolata che possa fare il nostro caso. Se ci sarà l'opportunità, penso che la società sicuramente si muove. Però in questo momento dobbiamo fare fuoco con la nostra linea e cercare di fare qualche punto al più presto. Altrimenti i ragazzi cominciano veramente a credere che sono scarsi confronto agli altri e poi viene dura. È più un fattore mentale forse. Cioè, secondo me quello influisce tanto. La sfortuna attualmente è che abbiamo parecchi infortunati anche. C'è anche da dire che Lanza, Petrini oggi quasi non c'erano. Tre titolari, tutti e 3 fuori. Che sono Lanza, Petrini e Salomone. Avevamo Punzanti anche fuori, no, che comunque dà una grossa mano alla difesa. Una volta recuperati tutti... Può essere che magari si smuova anche qualcosa, comunque gli allenatori continueranno a lavorare perché certo. I numeri ci sono, i giocatori ci sono. Bisogna trovare un punto di incontro per tutti quanti, unire tutte queste teste. E sicuramente, io sono piuttosto fiduciosa, qualcosa si smuoverà. Perché la prima è difficile, anche rispetto all'anno scorso perché si è alzato sì, il livello. Certo. Rispetto certo. All'anno scorso mi ricordo che si è alzato parecchio il livello. Quindi è una brutta partenza, ma è solo una partenza. Lungo la strada, lungo il percorso, tutto può cambiare. Mister, buonasera. Buonasera. Una gran bella prestazione, finalmente. Un risultato magari un po' eccessivo, però comunque delle cose importanti si sono viste in campo. Sì, direi di sì. Sono contento per i ragazzi, perché dopo il mezzo passo falso in casa di domenica, in cui meritavamo ovviamente di raccogliere più di quello che abbiamo seminato, oggi meritavano di portarsi a casa i 3 punti e così è stato. Partita mai in discussione, partita bene subito, dopo 10 minuti eravamo già avanti di 2 gol e poi è stata amministrata con saggezza e bene così. Sì. Cambi nel secondo tempo per dare anche un po' di rifiato, soprattutto in attacco, sperimentare cose nuove? No, cambi sì, per dare minutaggio a quelli che giocano un po' di meno, per recuperare qualcuno che arriva da infortunio, ha bisogno di ritrovare un po' la condizione, insomma il gruppo è ampio e tutti hanno bisogno di giocare. Si è visto tantissimo sulle fasce, un bel movimento, comunque scambi di palla rapidi, sono cose sulle quali state lavorando bene in settimana per preparare le partite? Sì, sì, noi abbiamo diversi giocatori che sono bravi a fare quel tipo di movimento e sono meccanismi che vanno rodati e ci vuole del tempo.
però se continuiamo secondo me ci possiamo togliere qualche soddisfazione. Altri tre preziosissimi punti, quindi siamo... Sì, noi continuiamo, viviamo la giornata, non possiamo fare calcoli tanto alla lunga. Il campionato, si è visto quello dell'anno scorso, un campionato con classifica corta, sì. Tante squadre in pochi punti, quindi ragioniamo partita per partita e vediamo di fare dei miglioramenti di volta in volta.